Nel video precedente avevamo imparato a costruire degli anelli con il nostro cordino. Vi ricordate? Adesso costruiamo una sosta molto semplice. Su due elementi fissi abbiamo due chiodi. Chiudiamo la ghiera. Mettiamo il nodo vicino a uno dei due moschettoni in modo che non possa darci fastidio. Appaiamo i due rami che ne sono derivati e torciamo uno dei due. In questo modo abbiamo costruito una sosta mobile. È mobile in quanto il suo vertice può essere sollecitato in direzioni molto differenti, ma la risultante della forza sui due ancoraggi sarà sempre identica. Abbiamo costruito la nostra sosta in questa modalità, che è la sosta mobile. La sosta mobile ha il vantaggio di poter muoversi, cioè il vertice della sosta può cambiare direzione e la risultante sui due ancoraggi rimane sempre costante. Questo è il suo vantaggio. Il suo svantaggio si verifica nel momento in cui uno dei nostri punti di ancoraggio dovesse essere poco affidabile e rompersi. In questo caso cosa avverrebbe? Avverrebbe una perdita di quota che finirebbe tutta a carico dell'ancoraggio rimasto. La forza d'arresto che si determina in questo modo andrebbe a moltiplicare i pesi che sono vincolati alla catena di sicurezza e andrebbero tutti in carico su un singolo ancoraggio. Questo rappresenta il punto debole di questa soluzione tecnica. Se vogliamo ovviare a questo problema, abbiamo un paio di possibilità. Una è quella di costruire una sosta semimobile, ovvero introducendo due nodi semplici all'interno del nostro anello di cordino e vincolandoci con il nostro moschettone di vertice tra i due nodi, abbiamo una ridotta possibilità di movimento che è determinata dalla vicinanza dei nodi, ma nello stesso tempo, nel caso in cui uno dei due ancoraggi dovesse venir meno, la perdita di quota e la conseguente forza d'arresto sarebbero molto più basse di quella che abbiamo visto in precedenza. Abbiamo ancora un modello tecnico di sosta che possiamo utilizzare. Su questo modello abbiamo soltanto un nodo presente sul nostro anello di cordino. Il nodo deve essere posto esattamente sul vertice. Questo rappresenta la difficoltà tecnica nella realizzazione di questa tipologia, cioè determinare in maniera molto precisa dove andranno a svilupparsi i carichi richiesti per questa sosta. Una volta che abbiamo posizionato il nostro vertice, sarà sufficiente spostare il nodo leggermente verso l'alto per creare il punto dove inserire il moschettone sul quale poi andremo a eseguire tutte le nostre operazioni. Questa sosta è una sosta fissa. Nel momento in cui dovesse venire a mancare uno dei due punti, la perdita di quota è praticamente nulla. Quindi la forza d'arresto in seguito a questo disastro sarebbe sicuramente molto 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 ridotta. Abbiamo visto il punto di forza della sosta fissa. Qual è il suo punto debole? Il suo punto debole è che se io non sono stato capace di prevedere i movimenti del mio secondo di cordata o qualche altro fattore per cui le forze in trazione sulla sosta non tengono la stessa direzione che avevo pensato io, ci troveremmo a gravare completamente su un punto, sia a destra e sia a sinistra.
L'argomento di cui stiamo parlando, tecniche da utilizzarsi in ambiente alpinistico, è un argomento alquanto complesso e non prevede la ricetta precisa per ogni singola situazione, bensì prevede di fornire delle informazioni, delle capacità che devono essere adattate ad ogni singolo momento durante la nostra arrampicata. Quindi è un giudizio dell'arrampicatore quello di utilizzare una tecnica piuttosto che un'altra per costruire la sosta che sarà quella più indicata nel momento in cui decide di realizzarla.